Via le erbacce dalle strade provinciali per migliorare la viabilità. Il Consiglio regionale ha approvato infatti a maggioranza un provvedimento finanziario che stanzia 1.200.000 euro complessivi per tre finalità. 500.000 euro sono destinati alle quattro province abruzzesi per lo sfalcio dell'erba sulle strade, 300.000 euro per i geni civili regionali per l'anno 2019, al fine di ripristinare i costi legati ad eventuali interventi di primo soccorso in tema di calamità naturali, ed infine 400.000 euro assegnati alle ATER per la lotta all'abusivismo nelle case popolari. Crediamo, ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che sia prioritario lavorare per migliorare lo stato delle strade. Non parliamo solo di sfalcio dell'erba, ma di lavori sullo stato completo, grazie a 12,6 milioni di euro stanziati per ogni provincia, e questo grazie alle anticipazioni di spesa decise dalla Giunta il 29 marzo scorso. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, il quale ha affermato: questi fondi non risolvono completamente il problema, ma servono a dare e lanciare concretamente un primo segnale. Sì, oltre 12 milioni, ma soprattutto perché questi 12 milioni stanno prendendo forma e diventano concreti a breve. Parte di questi lavori già sono stati consegnati a delle ditte, quindi ci sono due zone, due macrozone, una della Val Pescara e una della Valle Vestina, dove già a breve partiranno i lavori. E in altre zone ci sono delle gare già in atto e alcune gare già fatte in procinto di fare dei termini a contrarre per poi iniziare. Quindi molto molto importante per la nostra provincia ripristinare quantomeno la sicurezza sulla viabilità e sulle strade provinciali. Lavori che dovranno essere seguiti e rendicontati entro il prossimo mese di settembre. Sì, questo è una priorità per noi, che comunque abbiamo fatto un patto con la Regione. Dobbiamo rendicontare entro il 30 di settembre, quindi i lavori da adesso a settembre saranno tutti completati per rendicontarli. Malgrado le difficoltà, le province riescono a garantire almeno questi servizi sul territorio? Sì, le difficoltà sono enormi, non è che questa è la panacea di tutti i problemi. I problemi ce li abbiamo perché poi abbiamo delle situazioni strutturali sulle nostre strade dove bisogna fare altri interventi massicci per ripristinare tutto ciò che negli ultimi quattro anni non è stato fatto.